In Roma c'erano tante donne e tutte straordinariamente belle, con i bambini, con le carrozzine. Era una festa, eppure piovigginava. Temevamo non verrà nessuno, e invece tutto questo popolo di donne, di uomini che venivano da tutta Italia, e solo perché un cialtrone a un certo punto ha alzato la mano e ha fatto il saluto fascista. Quei buffoni del giornale Il Fatto Quotidiano hanno tirato fuori che nella manifestazione nostra c'erano saluti fascisti. Noi abbiamo preso questo signore, l'abbiamo preso, l'abbiamo consegnato alle forze di polizia e l'abbiamo fatto cacciare via dalla piazza. Bene, questi buffoni si sono permessi di dare questa notizia e le televisioni, invece di andare a rilevare questi bei volti delle donne, dei bambini, vanno a parlare tutte, Rai 1, Rai 2, Rai 3, vanno a parlare del saluto fascista. Svegliatevi, signori giornalisti, piccoli cialtroni, svegliatevi, il vostro tempo è finito, perché la gente non vi segue più, si è rotta le scatole di essere prese in giro da prezzolati e da venduti. Noi ormai abbiamo la forza del popolo che ci segue e non ci potrete mai far recedere dal nostro proposito. Il 10 ottobre torneremo nella piazza di Roma e faremo in modo che qualcuno si ricordi che in Italia c'è un solo sovrano, il popolo.